può essere considerata a pieno titolo la festa più divergente d'Italia. Festeggia il carnevale, ma nel primo giorno di Quaresima, e ha nei bigoli e sarde il piatto forte, pur svolgendosi nel mantovano, terra di riso, salsicce e salamelle. È la bigolada di Casteldario, festa popolare nata nel 1848, ovviamente da un moto di protesta, e sopravvissuta fino ad oggi con lo stesso spirito anti-autoritario. L'occasione è stata nel 1848 come protesta contro gli austriaci, i quali avevano negato che il primo giorno di Quaresima potesse essere distribuita ai poveri del paese polenta, aringhe, che erano scopeton, si chiamava in dialetto, e vino piccolo, cioè il vino passato, l'acqua buttata sopra le vinacce. La festa ha ora avuto il riconoscimento della Regione Lombardia nell'ambito del Bando Unico Cultura 2017 ed è stata presentata a Milano come primo passo verso l'obiettivo di raccogliere la più ampia documentazione possibile sui 170 anni di storia dell'evento per mantenerne viva la memoria e sostenerne le potenzialità attrattive dal punto di vista turistico. Devo dire che ogni anno partecipano dalle 10 alle 20 mila persone. Siamo arrivati a 12 quintali di bigoli serviti a gente che viene oltre i nostri cittadini, dalla provincia ma anche da fuori provincia, perché devo dire che è molto conosciuta e quindi vengono ad apprezzare, vengono veramente da fuori. Ed è un piacere che oggi noi siamo qui a Milano a parlare di questo, anche perché è stato riconosciuto questo finanziamento dalla Regione Lombardia per una manifestazione che devo dire nel suo genere è davvero unica. Quest'anno la bigolata cadrà il 14 febbraio. Dalle 10.30 fino al calar del sole nella piazza di Casteldario si cucinano bigoli e sarde. Una campana annuncia di volta in volta la cottura di ogni calderone e chiunque può essere servito, anche portando da casa piatti, scodelle o addirittura secchi. Come vengono serviti? Diciamo tutto sommato molto semplice, la cottura degli spaghetti in grossi pentoloni che ancora noi andiamo a cuocere a legna, perché tradizionalmente ormai 170 anni di storia cuociamo sempre a legna per avere una maggior fiamma e quindi una miglior cottura, e poi il condimento, diciamo, è la parte principale. Ma di questo vorrei che parlasse il mio collega, perché è lui l'artefice della preparazione del condimento. È vero, abbiamo cominciato assieme, ecco. Niente, viene cotto tutto nella pubblica piazza la mattina stessa, viene macinato un giorno prima, ma cotto tutto in diretta e nella pubblica piazza lì nel paese, ecco, con dei paioloni grossi dove cuociamo circa 3 quintali di sardelle nella pubblica piazza, ecco. Il sapore della protesta è dato da tutte le persone che in questo giorno, unico giorno delle ceneri di penitenza, vogliono far festa e sulla pubblica piazza insieme a un'allegra brigata esagerata di cuochi e di persone tutte collaborative.